La Turandot che col maestro Roberto De Simone ho avuto la fortuna di costruire e realizzare per questo spettacolo ha avuto una caratteristica fondamentale che è stata quella di partire da una ricerca, potremmo dire antropologica, su quello che significa il mito e la trama di Turandot. Nel senso che Turandot fa parte di una raccolta di fiabe persiane dal titolo Le mille e un giorno. Queste fiabe fanno da contraltare alla famosa raccolta delle mille e una notte, dove nelle mille e una notte è un re o un principe che manda a morte delle donne, mentre invece nelle mille e un giorno sono delle principesse, delle regine, che mandano a morte degli uomini. Una di queste regine è Turandot. Questa produzione di Turandot si ispira ad antiche favole persiane. In una di queste favole c'è la principessa Liu che viene resa schiava. Mi piace pensare che Liu sia una ragazza molto generosa che si offre di accompagnare Timur dal figlio, il principe Calaf, del quale lei è segretamente innamorata. Liu c'ha solo una frase nel secondo atto che potrebbe voler dire tutto, è per l'amore. Sì. Allora, uno può immaginare che... Per l'amore che io sono qui, è per l'amore... Sì, la cosa qual è? Che magari uno si pensa che durante la scena degli enigmi potrebbe essere che in maniera astratta, cioè distaccata dal contesto, noi immaginiamo Liu chiusa in una cella. L'unica cosa che ha sono questi fiori che glieli dedica perché sa che il suo uomo potrebbe morire in quel momento se non svela gli enigmi. È senz'altro il racconto dell'esorcismo a Turandot. L'esorcismo a Turandot avviene attraverso il sacrificio umano. Il sacrificio è quello del personaggio più umano della fiaba, e cioè Liu. Liu viene torturata simbolicamente, come se si torturasse un reale, che non subivano lo stesso trattamento degli schiavi. Infatti la tortura di Liu è fatta in maniera molto aristocratica, se vogliamo anche eccessiva nel quadro registico. Eppure questa tortura è l'elemento scatenante dell'esorcismo di Turandot. Signori, quando dite sia straziata, sia legata, indicatela tutti. Siete tutti carnefici di Liu. Quando Liu viene portata in scena
dagli sgherri di Turandot, non rivelerà il nome di Calaf e comunque si fa torturare in tutti i modi, ma il nome non lo dirà mai. E il momento per me, credo, anche più rappresentativo del personaggio è quando lei a un certo punto dice: te principessa gli do e perdo tutto, cioè io sono venuta fin qua, ho fatto tanti chilometri, ho accompagnato Timur da suo figlio per vederlo e poi vedo che lui si è innamorato di un'altra donna e io come suprema offerta, perché sono così tanto innamorata, gli do il tuo amore. Morendo, in qualche modo, dona la sua bellezza interiore a Turandot e così Turandot può vivere felice con Calaf. Il sacrificio di Liu è necessario per questo motivo, secondo questa interpretazione. Una volta che Liu muore, il suo spirito si sostituisce a quello di Lao Lin, che possiede Turandot, e quindi Turandot viene liberata a sua volta dallo spirito che la possiede, quello della sua Ava. Oh, torrendo,